Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. I'm here in Colosimo's kitchen and my guest is my friend Caterina here in Philadelphia. Today we are making... Ciao, oggi faremo il tiramisù tradizionale con l'aggiunta di amaretti, di amaretti. Gli ingredienti sono il cacao, cocoa caffè, powder, coffee, la panna, i savoiardi, gli amaretti, lo zucchero e tre uova. E tre uova. That's three eggs, cocoa powder, coffee, lady fingers, amaretti and sugar. Yeah. Allora, ora procediamo a sbattere i torli con lo zucchero, i bianchi e neve. E neve. Right now we are cracking the eggs and we are separating the egg yolk and we'll be mixing it with the sugar. Quanto zucchero si usa? How much sugar do we use? 150 grammi di zucchero. 150 grams of sugar. Che bello scale. I like the kitchen scale. 100. 100, vabbè. Vai, ancora. Vai. Vai, vai, vai. Okay. It looks like roughly one cup of sugar. Perfetto. But I will have measurements and the recipe linked to my Colosimo's Kitchen website. Okay. Ora procediamo a sbattere i tuorli con lo zucchero. Sì. Okay. Mixing. Sbattiamo fino a che non otteniamo un composto omogeneo e cremoso. We're mixing so we get a creamy consistency. Ora a questo composto aggiungiamo il mascarpone. Now after beating the egg mixture, sugar, we're adding mascarpone cheese. E poi aggiungiamo i bianchi d'uovo, mancata neve. And then we will be adding the egg whites mixed. Aggiungiamo 250 grammi di mascarpone. Procedo. 250 grams of mascarpone cheese. We'll be adding to the egg mixture that's mixed with the sugar. And it, basically mascarpone is like a cream cheese. You could also use Philadelphia cream cheese, but mascarpone cheese is much... In questa maniera l'incomposto diventa ancora più cremoso. Sì. And it'll become nice and creamy once we mix it. Ora giriamo per bene e procediamo a sbattere con lo sbattitore. Ora procediamo a sbattere. Procediamo a mettere nel composto di uova e mascarpone l'essenza di vaniglia perché dà un sapore particolare al tiramisù. We're adding some vanilla to the creamy egg mixture and the mascarpone. Volendo si può mettere o il cognac oppure l'amaretto di Saron che dà un gusto particolare. You can also use any kind of liquor you desire. You could also use cognac. E procediamo a sbattere. And we're mixing. Il bianco d'uovo esce in maniera più cremosa, altrimenti non può
molto bene. È un segreto da mettere nel bianco d'uovo e un pizzico di sale. In questa maniera verrà un monterà ancora meglio. Right now what we're doing is we're going to mix the egg whites, and you have to make sure to clean the blender. Ora metto un pizzico di sale, in questa maniera il bianco d'uovo cresce meglio e diventa ancora più soffice e cremoso e non smonterà subito. Procedo al montaggio del bianco d'uovo. Facciamo questa operazione, il bianco deve rimanere attaccato al contenitore, in questa maniera il bianco è montato a neve perfettamente, quindi ora si aggiunge al rosso d'uovo. So you know that we've reached perfection when it sticks to the bowl, and it's like a snowy texture. Ora aggiungiamo il bianco montato a neve al composto di uova e mascarpone. We're adding the egg white mixture to the egg yolk mixture with the cream cheese. Nel frattempo sta uscendo il caffè. In the meantime, the coffee is ready for us to dip the Sovayardi ladyfinger cookies. Allora, ora procediamo a sbattere la panna e montarla a neve, così lo aggiungiamo al composto e diventa ancora più soffice e soprattutto più cremoso. We're adding the whipped cream. We'll be adding that so it becomes even more creamy. Allora, un segreto per far montare bene la panna a neve è usare sempre le fruste e un contenitore d'acciaio, sempre freddo e gelato. In questa maniera la panna rimane bella e soda e non cade e rimane proprio e si può utilizzare per fare diverse decorazioni. Ok, the secret that she uses is to always use stainless steel mixers so that it will remain creamy. Ora procediamo a tagliare la confezione di panna. We're putting in the whipped cream, and again she puts it in a stainless steel bowl to keep the consistency creamy and fresh once it's refrigerated. E montiamo a neve. And we'll blend it until it's creamy. Intanto stiamo sentendo il profumo del caffè che sta per uscire. Smell the coffee. Si può comprare pure già fatta. Però se quella già fatta poi smonto subito, non va bene più. Stiamo finendo di sbattere la panna. Almost finished mixing the bread. C'è un po' di rumore, ma è normale quello.
aggiungiamo la panna al composto di uova e mascarpone. We're adding the whipped cream to the creamy consistency of the egg mixture. Poi lasciamo un po' di panna da parte per fare sopra delle decorazioni con la panna montata. We're saving half of the whipped cream so we can decorate the top of the tiramisu. Okay. This way the texture, adding the whipped cream to the egg mixture, becomes soft. Deve venire fuori un bel giallo paglierino. It's a beautiful yellow consistency. Soft and creamy. Ok, ora aggiungiamo il caffè che intanto è uscito. Lo versiamo nel contenitore. We're adding the espresso coffee into a bowl so we can dip the lady fingers. Volendo si può anche aggiungere un pochettino di latte, altrimenti va bene soltanto il caffè. You can also add milk to the coffee mixture. That's your choice, but we will be adding probably 2 tablespoons of sugar. Ora aggiungiamo 3 o 4 cucchiai di zucchero, perché altrimenti il caffè risulterebbe troppo amaro. The coffee will be bitter, so you do have to add some sugar. And we're probably going to add, it looks like, 3 or 4 tablespoons. Poi aggiungiamo un pochino di latte. We're going to add a little bit of milk, just so it's not so bitter. Giusto 2 cucchiai. About 2 tablespoons. I savoiardi nel caffè vengono inzuppati in questa maniera, poi vengono messi sul piatto uno accanto all'altro. We're dipping the lady fingers into the espresso coffee. The espresso coffee should be tepid, not too hot, not too cold, and we're just soaking them in and making a layer, a bottom layer. Basically, what we'll be doing is we're layering the lady fingers dipped in the coffee mixture, and then we'll be adding the cream and then another layer of the cookies. Ok, allora ora mettiamo, abbiamo già inzuppato i savoiardi del caffè, ora mettiamo il composto di uova e mascarpone. We're adding, e lo copriamo per bene. Yep, we're covering the creamy mixture over the lady fingers dipped in coffee. And we have to get a good layer of the creamy texture onto the cookies. Allora, ora lo livelliamo bene con la spatola. In questa maniera viene coperto bene uniformemente. She's using a spatula to spread the creamy mixture. That way it comes out nice and even. Devi mettere la bene. Allora, ora sbriciliamo gli amaretti che gli dà un gusto particolare al tiramisù. We're breaking up the amaretti cookies so it can give it a extra crunchy taste, a little bit more flavor. Anche se esce qualche pezzettino più grosso non è importante perché poi si ammorbidirà. And it's okay if there are extra large pieces because it will soak in and soak up the taste. Allora, ora aggiungiamo un pochino di cacao. With a sifter, we're adding the cocoa mixture on top. You can also use espresso coffee if you choose. Ok. Ora procediamo a intingere di nuovo i savoiardi nel caffè per fare il secondo strato. Now we'll be adding another layer. Basically layering it like a lasagna.
and you just relax. Allora, il tiramisù è completato. Tiramisù is finished and we'll be putting it in the refrigerator for probably 3 to 4 hours until it's ready. E poi lo mangeremo, lo degusteremo con una bella tazza di caffè. And then we will enjoy it with a beautiful cup of coffee. Grazie a tutti. Saluti from Philadelphia with my friend Caterina. Mia amica Lisa. Ciao a ciao tutti. A tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao a tutti. Brava Caterina.